espressione del centrodestra in queste elezioni amministrative, come mai ha scelto di tornare in campo? L'ultima esperienza è stata fatta dal 98 al 2008 come sindaco, poi mi sono fatto abbondantemente i fatti miei, diciamo, sollecitando solo l'ultima amministrazione, quella Guida Luciani, che doveva essere il mio successore dell'allora centrodestra. Poi ci sono state altre vicende, quindi poi è diventato sindaco del centro-sinistra. In questi 10 anni ho sempre detto che volentieri avrei seguito il completamento del porto, la realizzazione dell'altro tratto di pista ciclabile. Di che cosa ha bisogno Francavilla al Mare che lei avrebbe voluto fare in questi 10 anni in cui è stato un po' in disparte? Ma negli anni che sono stato in disparte ho detto volevo mettermi a disposizione per completare il depuratore che avevo iniziato, appaltato e finanziato. Per fortuna abbiamo dei 7 milioni di euro che c'erano allora, e dopo 13 anni per fortuna abbiamo ritrovato 4 milioni di euro, quindi quel depuratore terzo che eliminerà il depuratore di Pretaro e alleggerirà quello a sud, diciamo che darà la garanzia di non cattivi odori per chi abita all'interno e di un'acqua che va a mare, che non va a inquinare e che quindi garantirà la bandiera blu per i prossimi anni. E poi il completamento delle reti, il porto che sarà l'opportunità, il richiamo per i prossimi anni, così come è successo per i vari pontili che sono stati costruiti, sarà un'attrazione. Una città di mare senza porto è come se passasse l'autostrada senza avere l'uscita. Sappiamo che Francavilla non è però solo la parte del mare, ma sono anche le contrade, la parte interna, che bisogna collegare queste due realtà. La città ha bisogno di raccordarsi, di essere unica e di sentirsi ancora un'unica città. Completare i servizi nelle contrade, tenere pulite in ordine le contrade, i quartieri residenziali. Non sono mai stati quartieri dormitorio, non sono mai stati quartieri abbandonati. Dobbiamo fare in modo che si sentano vivi cittadini che stanno qui da sempre o venuti da poco, ma si sentano cittadini di questa città. Vede una battaglia che si possa chiudere, elettorale ovviamente, al primo turno o il ballottaggio sarà poi la decisione finale? Ma io penso che con 8 candidati, con tutta questa voglia di democrazia, con 316 candidati consiglieri, 8 sindaci, penso che sia inevitabile il ballottaggio.